questa, il problema della pandemia qui in Brasile, visto con gli occhi di chi vive nel nord-est, che è una città di Aracaju, quasi 1 milione di abitanti nel nord-est del Brasile. Già dallo scorso anno, dalla prima onda del Covid, è chiaro che ci fu già questa situazione appunto di un sistema sanitario nazionale che non era pronto per accogliere tutta la domanda che stava arrivando. E tanto più sia il sistema sanitario pubblico, ma anche quello privato, no? Entrambi andarono subito a un collasso. Lo scorso anno, nel 2020, appunto, poi ci fu da parte del governo, no, che negò la pandemia fino a quando era possibile, la sta negando tuttora, no, perché il presidente Bolsonaro domenica è andato a fare uno show motociclistico a Rio de Janeiro, no, senza maschera, aggregando 300.000 persone, cioè una cosa assurda, proprio. Continua negando la pandemia. Ma appunto, lo scorso anno il governo intervenne con dei sussidi finanziari che coprirono 68 milioni di persone che ricevettero questa assistenza, questo sussidio finanziario. Questo ha permesso a molta gente appunto di sopravvivere di qualche forma. Era un sussidio mensile di 600 reali, circa 100 euro, però perlomeno ha dato la possibilità di sopportare un po' questo. Nel 2021 la situazione peggiorata, perché con la seconda ondata del Covid abbiamo raggiunto livelli di numero di casi giornalieri, di morti giornalieri che non avevamo raggiunto nel 2020. Siamo arrivati a dei momenti che c'erano circa 95.000 casi giornalieri, questo fra marzo e aprile di quest'anno, che sono stati i mesi più difficili, e con un numero di morti che ha toccato 4.000 morti ogni giorno in Brasile. Per cui oggi, in questo momento, sta un po' decrescendo, siamo a circa 2.200-2.100 morti ogni giorno e circa 50, di 50-60 mila casi giornalieri. Sono sempre tanti, sta decrescendo, ma sono sempre tanti. La riduzione è dovuta alla questione della vaccinazione, che è cominciata in Brasile, anche questa con ritardo, perché attualmente in Brasile ci sono tre vaccini. E uno è la CoronaVac, che è fatto in collaborazione con il laboratorio cinese Sinovac, e l'altro è l'AstraZeneca, no? Che è conosciuta anche lì in Europa. Ora, ultimamente è arrivata anche la Pfizer, però la maggioranza sono appunto CoronaVac, che è fatta in Brasile con la collaborazione della Sinovac, e l'AstraZeneca, che anche quella è fatta qui in Brasile con la collaborazione dell'Università di Oxford. E appunto questo ha fatto sì che sta diminuendo i numeri di casi. Ma accanto a questo c'è la situazione sociale che è sempre più complicata. E quest'anno il governo, in questo mese di maggio, ha restituito questo ausilio emergenziale, soltanto non coprendo tutti coloro che l'avevano ricevuto nell'anno scorso. Soltanto 45 milioni di persone riceveranno questo beneficio e è stato ridotto. È stato ridotto, i valori variano dai 150 ai 375 reali. 150 reais oggi sono 25 euro. 375 reais è 60 euro, non ci arriva nemmeno a 60 euro. Per cui questo asilo veramente, la stessa stampa, la televisione mostra che appunto è un asilo che è qualcosa di irrisorio. E che veramente boh, la situazione si sta complicando soltanto appunto anche dal punto di vista sociale. Sai, qui nel Sergipe, è uno stato appunto, c'è cioè poco più di 2 milioni di abitanti, attualmente sia gli ospedali pubblici sia gli ospedali privati hanno una tassa di occupazione della terapia intensiva 95-100%. Date alcuni dati, qui si calcola che qui 80% dei bar e ristoranti hanno chiuso purtroppo. E per cui questo genera appunto la disoccupazione, persone che lavoravano, eccetera. Per cui la povertà si sta ampliando. E poi, come ti ho detto, c'è questo fatto che da parte del governo federale non è che ci sia molta attenzione, non c'è mai stata fin dall'inizio. E questo ausilio di
questi valori quasi irrisori, che è cominciato ora nel mese di maggio, sarà per appena 4 mesi, per cui maggio, giugno, luglio, agosto, dopodiché non so che sarà di molta gente, ma noi si percepisce soprattutto nelle periferie, nelle parrocchie della periferia, veramente un aumento sostanziale di persone che si trovano in situazioni di povertà, povertà estrema, alcuni, e molti che si sono ritrovati in situazioni di povertà, spesso appunto vivevano appunto del proprio lavoro, della propria famiglia. Fin dal 2020 molte imprese hanno chiuso. Poi un'altra cosa importante, con la chiusura delle, non lockdown, ma sì, chiusura di attività commerciali della zona del centro, per esempio nei fine settimana, anche coloro che vivevano di forma informale non possono fare il loro lavoro, per cui è una cosa, una dietro l'altra, perché quello aumenta purtroppo la realtà di povertà.